5 colpi di pistola nella notte contro la serranda di un bar in pieno centro cittadino. Inquietante episodio a Voghera. Diversi cittadini hanno udito gli spari attorno all'una e mezza della scorsa notte. Indagini in corso. Sarebbe Don Gregorio Vitali, rettore da diversi anni del santuario della Bozzola di Garlasco, il sacerdote vittima di richieste estorsive da parte di due cittadini rumeni catturati nelle scorse ore dai carabinieri. Il parroco sarebbe stato invitato a lasciare provvisoriamente il santuario in attesa di chiarimenti. Una donna 41enne accampata con la tenda davanti al comune, sullo sfondo una storia delicata, un gesto per chiedere attenzione e risposte alle istituzioni. Clamorosa protesta nel primo pomeriggio di oggi a Pavia. L'operazione Sblocca Italia, con il piano di opere pubbliche previste dal governo secondo una mappa di Palazzo Chigi, sul nostro territorio è prevista la costruzione di almeno 5 nuove scuole e importanti interventi sarebbero in arrivo. A Cilavegna un'intera comunità in festa per Don Mario Tarantola, sacerdote da 50 anni e da ben 47 parroco del paese. Un'esperienza straordinaria, ricca di testimonianze di fede. Ieri la Santa Messa solenne con momenti di grande emozione. Tra poco tutte le immagini. Lunedì 23 giugno, buon inizio di settimana e bentornati a Pavia Italia. Lo avete sentito, 5 colpi di pistola nella notte contro la serranda di un bar, un episodio udito e che ha spaventato diversi cittadini, è successo a Voghera. Resta senza una spiegazione la sparatoria della scorsa notte a Voghera, dove un uomo ha esploso 5 colpi di pistola contro una serranda del bar Cervinia in piazza Meardi. I proiettili di grosso calibro hanno bucato la saracinesca abbassata, conficcandosi nel bancone del bar. In molti in zona hanno udito gli spari attorno all'una e mezza della notte tra domenica e lunedì. Particolare non di poco conto, chi ha sparato lo ha fatto ad altezza Duomo, quando il locale, tra i più frequentati dai giovani di Voghera, aveva appena chiuso. Ho pensato qualche ragazzo proprietario, però è un botte secche, un po' diverso. Immediato l'intervento della polizia e dei carabinieri, che hanno avviato le indagini, proseguite anche in mattinata con nuovi sopralluoghi della scientifica. Gli inquirenti al momento stanno battendo tutte le piste e non escludono alcune ipotesi sulla natura di un gesto tanto clamoroso. Secondo quanto hanno riferito alcuni residenti, qualcuno avrebbe visto il malvivente, forse a volto coperto, sparare a pochi metri dalla saracinesca e poi fuggire a piedi verso via Don Minzoni, dove un complice lo attendeva in auto. Altri dicono che potrebbe trattarsi di qualcuno che è stato respinto dal personale di sicurezza del locale, ma si tratta, come detto, di voci più o meno attendibili che per tutto il giorno si sono rincorse e di cui non c'è ancora alcuna conferma ufficiale. Quello che si sa è che non c'è stata alcuna rivendicazione e nulla lascerebbe pensare a un tentativo di intimidazione. Quel che resta al momento sono 5 grossi fori di proiettile, lo sgomento dei residenti e dei proprietari e le indagini serrate degli investigatori, determinati a dare un nome e un volto all'autore di questo folle gesto. Cambiamo decisamente argomento. Sarebbe Don Gregorio Vitali, rettore da diversi anni del santuario della Bozzola di Garlasco, il sacerdote vittima di richieste estorsive da parte di due cittadini rumeni catturati nelle scorse ore dai carabinieri. Sarebbe Don Gregorio Vitali, rettore da oltre 20 anni del santuario Madonna della Bozzola di Garlasco, il sacerdote vittima di richieste estorsive da parte di due cittadini rumeni che da oltre un anno gli chiedevano i soldi per non rendere pubbliche in TV registrazioni di telefonate e video ad alto contenuto erotico omosessuale che coinvolgevano proprio Don Gregorio, 70enne, dal 1990 alla Bozzola. Il parroco sarebbe stato sollevato dall'incarico. Già dalla giornata di sabato sarebbe stato allontanato dal santuario subito dopo la celebrazione di un matrimonio. Negli ambienti più vicini alla chiesa per il momento c'è il più stretto riserbo e nessuno vuole commentare. C'è il responsabile? Tra lui, però dentro non si può entrare. Il ricatto durava da almeno un anno e sono stati i carabinieri a porvi fine con l'arresto di due rumeni. Sabato mattina ricattatori vestiti da prete si sono presentati negli uffici della curia per riscuotere l'ultimo esoso tentativo di vendere il silenzio sui festini gay, una valigetta contenente 250.000 euro. Ma all'appuntamento sono stati invitati anche i militari del capitano Rocco Papaleo, d'accordo con la curia, e anch'essi vestiti da preti. Ecco che quindi sono scattate le manette per i due rumeni di 22 e 33 anni. Reazioni differenti oggi nel santuario. C'è chi, evidentemente provato dalla notizia, preferisce non rilasciare dichiarazioni. Posso chiederle se... No.
No, non vuole parlare, semplicemente se aveva sentito qualcosa, se questa notizia un po' l'ha colta di sorpresa. Mi spiace, mi sento di dire. Preferisco. Possiamo fare una foto? No. E poi c'è chi denuncia, è un complotto contro Don Gregorio. Per lei cosa ne pensa? Cosa ne penso? Che se fosse una cosa del genere ci ha messo proprio lo zampino Satana. Perché la gente, se non ha Don Gregorio, qui non so cosa succede. Il santuario vivrà sempre. Però ha capito, è un discorso. Dice che lei, secondo lei è tutto un complotto, secondo lei è tutto. Sempre. La cattiveria umana non ha limiti, la stupidità soprattutto. Una vicenda che evidentemente sta facendo discutere. Allora sentiamo a caldo anche le prime reazioni dei cittadini a Garlasco. Queste cose qua sono parecchio che girano. Io abito a Garlasco, però non... Cioè che cosa parecchio che gira? I suoi raggiri di Don Gregorio. Cioè, quindi i suoi rapporti, poi cos'altro? Poi non lo so, lo sento dire, poi io so, adesso che me ne ha parlato... Ho visto quella stranezza, appunto, veloce. C'erano ancora gli sposi lì che il prete è venuto con una macchina grossa a prenderla e caricarla. Sono un po' sui due piedi, insomma. Ecco. Non ho la minima idea. Quando è stata l'ultima volta che ha visto Don Gregorio? Ma qualche giorno fa. Sabato, chiesa, probabilmente. Praticamente, quindi... Non so proprio niente. Pensavo che fosse andato a fare gli esercizi. Gli esercizi? Sì, ogni tanto vanno a loro, ma non lo so, perché io sono venuta qua oggi. Visto che non c'era, ma non lo so più. È rimasto sorpreso quando ha saputo quello che è successo? Oppure... Non è più sorpreso di niente, quindi... Mi dispiace molto. Voglio vedere se è vero prima cosa. Ma io non so, perché lo conosco poco Don Gregorio, ho parlato insieme un paio di volte e basta. Nel senso, veniva qui persino gli zingari, andavano, gli dava i soldi per mangiare, gli dava anche la borsa per mangiare. Al mercoledì viene qui gente, vanno lì, lui gli riempie le borse da mangiare e tutto. Quindi questa cosa, anche se fosse vera, passerebbe in ogni caso in secondo piano, perché... Secondo me sì. Cambiamo argomento con la prossima segnalazione. Andiamo a Vellezzo Lomellina, dove poco prima delle 14 il personale medico del 118 è tempestivamente intervenuto in un impianto lavorativo. A Vellezzo Lomellina, stando alle prime informazioni, un operaio 51enne residente a Valle Lomellina sarebbe stato accidentalmente colpito da un sacco di farina all'altezza del torace. Sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'auto medica in codice di media gravità. Il lavoratore sarebbe stato trasportato all'ospedale di Voghera. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. I fatti poco prima delle 14 in un impianto lavorativo, lo ripetiamo, a Vellezzo Lomellina. L'operaio era residente a Valle Lomellina. E adesso andiamo a Pavia, una clamorosa protesta nel primo pomeriggio di oggi. Guardate cos'è accaduto. Sore, nome, cognome. Il mio nome e cognome loro lo sanno. Problemi di lavoro ed una controversia con l'ALER di Milano prima di trasferirsi a Pavia, sullo sfondo di un divorzio piuttosto turbolento. Questi motivi che hanno spinto una donna 41enne ad accamparsi nelle prime ore del pomeriggio davanti al Mezzabarba e a minacciare uno sciopero della fame ad oltranza. Un gesto estremo per chiedere risposte alle istituzioni dopo un primo tentativo andato a vuoto soltanto pochi mesi fa. Ero la signora nessuno. Io mi sono fatto un anno a piangere. Non sono qua che gioco. Poi dopo uno va avanti a vivere, perché per loro non muoio. Massimo faccio lo sciopero della fame, che se muoio però vanno nei casini loro. L'arrivo dell'assessore alle politiche sociali Moggi prima e del sindaco in seconda battuta hanno consentito di allentare la tensione e di trovare un punto d'incontro. Ottenute le risposte richieste, la donna ha quindi deciso di abbandonare per il momento la sua personale protesta. In un primo momento adesso l'abbiamo consigliato di rivolgersi agli avvocati di strada per avere il patrocinio legale gratuito dall'Ordine degli Avvocati. E secondariamente domani mattina sarà ricevuta ai servizi sociali dalla dirigente per vedere quali altri passi si possono fare. È arrivata la polizia locale, ma adesso naturalmente se ne andrà, perché non è un problema di ordine pubblico sicuramente. L'operazione Sblocca Italia, con il piano di opere pubbliche previste dal governo Renzi, potrebbe avere importanti ricadute per il nostro territorio.
Anche territorio della provincia di Pavia prova a entrare nel piano di opere pubbliche previsto dal governo per tentare il rilancio del paese grazie all'operazione Sblocca Italia. E novità sono già emerse per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Secondo una mappa diffusa da Palazzo Chigi, sul nostro territorio è prevista la costruzione di almeno 5 nuove scuole, immediatamente cantierabili grazie allo sblocco del patto di stabilità. Saranno inoltre più di 50 gli interventi, sempre in provincia di Pavia, per messa in sicurezza, bonifica dall'amianto e rimozione delle barriere architettoniche. Una percentuale fra il 30 e il 70% dei plessi scolastici infine sarà interessata da lavori di ripristino funzionale, piccola manutenzione e decoro. Non saranno più genitori alunni quindi a essere costretti a prendere in mano il pennello se vorranno vedere le pareti delle scuole dipinte di fresco? Vedremo, dato che l'elenco dettagliato degli istituti coinvolti nell'operazione ancora non è stato reso noto. Intanto in molti sperano di beneficiare dello Sblocca Italia vero e proprio, provvedimento del governo che sarà dedicato alle grandi infrastrutture. In questo senso Legambiente ha proposto un dossier contenente 101 opere definite utili e giuste da realizzare superando problemi finanziari e burocratici. Fra queste anche la bonifica della ex Fibronit di Broni, 20 milioni di euro da trovare per ridare dignità a una zona che, ricorda Legambiente, registra la più alta percentuale di morti per mesotelioma in Italia in rapporto al numero di abitanti. L'associazione ambientalista si concentra poi sulle infrastrutture e sui ponti della provincia di Pavia. Un appello viene fatto per il ponte della Becca perché si trovino i 50 milioni necessari alla costruzione del nuovo viadotto. Ancora più dettagliato il report per quanto riguarda il nuovo ponte sul Ticino di Vigevano. In questo caso viene ricordato come i finanziamenti ci siano, ma che essere bloccata è una delle opere che il nuovo ponte renderebbe possibile, ossia il raddoppio della ferrovia Milano-Mortara. In questo caso l'ostacolo è rappresentato da mancato accordo fra i comuni della tratta, che ancora non hanno risolto il nodo dei troppi passaggi a livello nei centri abitati. Non solo una questione di soldi, quindi, ma anche di urbanistica, a bloccare un'opera attesa da decenni. Con le prossime immagini ci occupiamo di un'importante operazione dei carabinieri di Vigevano. Aveva risposto ad una mail esca intestata al suo istituto di credito ed è caduto nella trappola di due pizzaioli napoletani che lo avrebbero derubato di 400 euro. È accaduto a un medico di Pavia che si è rivolto ai carabinieri di Vigevano, che sono riusciti ad identificare gli autori. Così per il reato di indebito utilizzo di carta di credito sono stati denunciati un napoletano classe 1970 residente a Borgo Lavezzaro, incensurato pizzaiolo, e un napoletano classe 66 residente a Milano, anche egli è pizzaiolo. La vittima è un professionista di Pavia, un medico, denunciate per utilizzo illecito di carte di credito, due persone importanti e provvidenziali appunto le indagini dei carabinieri di Vigevano. E adesso la Guardia di Finanza di Pavia, alcuni dati delle importanti operazioni messe in atto nei primi sei mesi di quest'anno. 1200 verifiche e controlli che hanno permesso di rilevare più di 350 violazioni penali ed amministrative, 25 milioni di euro recuperati, 373 soggetti deferiti alle autorità giudiziarie ed amministrative, di cui 5 tratti in arresto e 20 evasori totali. Sono solo alcuni dei dati relativi all'attività della Guardia di Finanza di Pavia per i primi sei mesi dell'anno. In vista della festa del corpo, in programma domani in forma privata all'interno della caserma Francesco Lillo, le fiamme gialle tirano le somme di un 2014 che ha portato risultati significativi sia in campo tributario che in quello di polizia economico-finanziaria e giudiziaria. I controlli hanno permesso di scoprire anche 110.000 euro di indebite percezioni sui 12 milioni di contributi erogati dallo Stato e dall'Unione Europea. A livello locale la Guardia di Finanza ha segnalato alla Corte dei Conti anche 37 persone ritenute responsabili di un danno erariale accertato di oltre 230.000 euro e ha proposto il sequestro di patrimoni personali per reati tributari per oltre 6 milioni e mezzo di euro. Torniamo a Vigevano con le immagini. Una lite tra vicini di casa per il fumo proveniente da una grigliata è successo nella zona della Morsella di Vigevano, in via del cimitero, ieri attorno all'ora di pranzo. Un 57enne ha acceso il suo barbecue in cortile, gesto non apprezzato dalla vicina, una 70enne, che lamentava la presenza di eccessivo fumo e cattivo odore. La donna ha inveito contro il 57enne, che si è rifiutato di spegnere la griglia. La discussione si è accesa fino a che la donna non si è sentita male, colpita da lieve malore. 118 e nucleo operativo di polizia locale sono accorsi sul posto riportando la calma. La donna è stata soccorsa, per lei niente di grave. I due vicini si riservano di presentare querela. E rimaniamo a Vigevano con la prossima vicenda, che ha davvero dell'incredibile.
si toccano con le auto, litigano e poi finiscono entrambi in ospedale. Motivo dell'acceso diverbio tra due 26enni è un incidente di lieve entità avvenuto ieri sera in piazza Sant'Ambrogio a Vigevano. Le due vetture si sono sfiorate, tanto è bastato per accendere gli animi dei due giovani che sono scesi dai rispettivi mezzi e hanno cominciato ad insultarsi. Si tratta di un italiano residente ad Abbiategrasso e un egiziano di Vigevano. Dalle parole i due passano presto alle mani, attirando l'attenzione dei numerosi passanti che la domenica sera affollano le strade intorno alla piazza Ducale. Sono proprio i passanti a contattare il 118. Anche alla centrale operativa di polizia locale arrivano numerose telefonate che segnalano una violenta lite in piazza Sant'Ambrogio. Quando gli agenti intervengono riportano la calma e i due coinvolti vengono medicati e trasportati in pronto soccorso. L'italiano ha riportato ematomi sul volto e un taglio sotto l'occhio e ne avrà per 10 giorni. Contusioni sul viso anche per l'egiziano. Entrambi vengono dimessi in serata. I due giovani si sono riservati di sporgere querela. È una segnalazione che ci giunge da Cava Manara, un evento violento. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di una lite tra vicini avvenuta questa mattina attorno alle 9.30. Tra i coinvolti anche un 74enne, tra i coinvolti trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. Le ferite riportate non sarebbero fortunatamente di seria entità. Si tratterebbe, lo ripetiamo, di una lite tra vicini accaduta questa mattina a Cava Manara. La politica adesso che ci riporta a Pavia, tema bilancio, oggi un importante vertice con i sindacati. Con 3 milioni in meno di trasferimenti ci vorrà un miracolo, questa è la prima risposta che mi viene. Per chiudere il bilancio del 2014 servirà un autentico miracolo ed il riferimento dell'assessore alla partita Giuliano Ruffinazzi non è solo ai nuovi tagli nei trasferimenti dallo Stato agli enti locali. A preoccupare la nuova giunta sono anche i tempi ristretti. Entro il 31 luglio il Comune dovrebbe approvare il documento per l'anno in corso, ma il condizionale resta d'obbligo. La possibilità che il Governo decida di prorogare i termini a dopo l'estate per garantire tempi più certi alle giunte appena insediate è un auspicio condiviso anche dal Mezzabarba. Nel frattempo Ruffinazzi ha iniziato il giro di incontri con i soggetti del territorio. La richiesta dei sindacati confederali è semplice: innanzitutto elevare la soglia di esenzione dell'IRPEF da 15 a 16.000 euro, senza dimenticare l'aumento del fondo salvaffitti. Linee guida tracciate all'interno del protocollo siglato nel giugno del 2013 tra amministrazione comunale e sindacati. Abbiamo convenuto che il protocollo siglato l'anno scorso, che prevedeva appunto una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione, era una buona base di partenza per incanalare la discussione sul prossimo futuro bilancio. Dopo i sindacati toccherà infine alle associazioni di categoria. Per loro l'appuntamento con Ruffinazzi è fissato venerdì prossimo alle 14.30. E la cronaca ci porta a Santa Cristina e Bissone. Un maxi colpo notturno ad essere presa di mira è stato un istituto bancario. La banda è entrata in azione questa notte attorno alle 4 in via Vittorio Veneto a Santa Cristina e Bissone, a venire presa di mira questa volta la filiale della Banca Intesa San Paolo. I malviventi, dopo aver scardinato la vetrata della porta d'ingresso, hanno forzato la serratura del bancomat posto all'interno del locale, riuscendo a rubare qualcosa come 35.000 euro in contanti. Il colpo è durato solo pochi minuti. Una volta forzato il bancomat è scattato infatti l'allarme e i ladri si sono dati rapidamente alla fuga. Sul posto è intervenuta un'unità della vigilanza privata della banca. I vigilanti hanno potuto però solo constatare il furto e avvertire i carabinieri della compagnia di Stradella. Il nucleo operativo ha effettuato i rilievi in loco ed ha acquisito i video delle telecamere di sorveglianza installate all'interno e all'esterno della filiale. Ci vorrà qualche giorno per capire se i militari riusciranno a trovare qualche elemento utile per le indagini. E a proposito di colpi avvenuti nella notte, andiamo ad Orno con le prossime immagini, perché nelle prime ore della mattinata i militari del comando stazione di Gambolò sono intervenuti per un sopralluogo di furto presso un'azienda specializzata nella produzione di elettrodomestici ubicata appunto ad Orno. L'amministratore delegato ha denunciato che attorno alle 6, approfittando della disattivazione del sistema d'allarme per consentire l'accesso del personale addetto alle pulizie, si sarebbero introdotti nella reception e previa forzatura della cassaforte i soliti ignoti avrebbero asportato carnet di assegno e una somma di denaro ammontante a circa 2.000 euro. Indagini in corso. È una brutta disavventura per un giovane vogherese nelle scorse ore in montagna, in provincia di Bergamo.
Brutta avventura ieri pomeriggio per un giovane di Voghera rimasto vittima di una caduta durante una gita in montagna. Per trasportarlo al pronto soccorso si è reso necessario l'intervento del soccorso alpino con un fuoristrada. Il giovane, 27 anni, attorno alle 15:30 di domenica stava percorrendo un sentiero in Val Bondione sulle prealpi bergamasche in località Maslana. Un sentiero che conduce alle spettacolari cascate del fiume Serio, ma in montagna, si sa, l'imprevisto è sempre in agguato e il ragazzo è scivolato improvvisamente, rompendosi una caviglia. Immediata quindi la chiamata al soccorso alpino, che ha inviato sul posto un mezzo speciale. Il giovane vogherese è stato quindi immobilizzato e trasportato al più vicino pronto soccorso, dove è stato medicato e subito dimesso. I primi due studenti pavesi diplomati in una specialità d'eccellenza della medicina del nostro territorio. Si chiamano Pietro e Stefano e sono i primi due studenti a diplomarsi in medicina di emergenza ed urgenza a Pavia, una specialità nata nel 2009 che forma i medici urgentisti, cioè quegli specialisti che prenderanno servizio all'interno dei pronto soccorso regionali. La cerimonia di consegna dei diplomi chiude, dopo 5 anni, il primo ciclo di lezioni della scuola pavese, la più grossa di tutta la Lombardia. La scuola di Pavia è una scuola che ha la caratteristica di essere regionale, perché si sono convenzionati con l'Università di Pavia quasi tutti gli ospedali più importanti della regione Lombardia e quindi dei capoluoghi di provincia. Un primo traguardo importante in attesa di capire la posizione del governo sul numero delle borse di studio per le scuole di specialità, che rischia di venire ridotto sensibilmente. Il problema grosso che ci si pone anche per il prossimo anno è l'abbattimento del numero delle borse di studio nelle scuole di specialità, che colpirà sia la medicina d'urgenza ma anche tutte le altre scuole di specialità che riferiscono al Dipartimento di Medicina Interna. E questo provocherà veramente dei grossi problemi. Possiamo dire una cosa banale: 10.000 laureati, 5.000 posti in scuole di specialità, 5.000 disoccupati. Conferenza stampa nel pomeriggio da parte dei vertici del Vigevano Calcio. Il patron pugliese ai nostri microfoni ha smentito qualsiasi ipotesi di fallimento. Oggi faremo un po' chiarezza per tutti gli argomenti che in questi giorni si sono susseguiti e attacchi che ci sono arrivati, e possibili fallimenti del Vigevano Calcio, già strategie ben definite di società che prenderebbero al nostro posto lo stadio. Cioè, hanno fatto tantissimi conti, peccato che il titolo del Vigevano Calcio è di questa struttura, è del Vigevano Calcio, è del mio consiglio direttivo. E magari forse il tutto dovrebbe partire da noi. Quindi lei smentisce le voci del fallimento? Assolutamente, le smentisco e le spiegheremo nel dettaglio punto per punto. E questa è una società forte, una società che ha fatto tanto, è una società che non ha preso mai un euro, anzi sia il presidente che i consiglieri hanno sempre investito personalmente con le famiglie per sviluppare questo progetto. Non permettiamo a nessuno di darci regole su come farlo. Con il prossimo servizio andiamo a Mornico-Losana, in Oltre Po, un concerto evento dedicato alla figura di Corrado Castellari, grande, storico artista scomparso recentemente. Innanzitutto grazie mille per essere qui questa sera, così numerosi, così pazienti naturalmente, per ricordare mio papà, Corrado Castellari. Grazie mille. Mi sto chiedendo come farti contento e cosa per te rappresento, ma almeno dimmi che sono l'amante del momento. Io non ho avuto l'onore di conoscere personalmente il signor Corrado, come lo chiamo io, perché giustamente ci siamo incontrate, diciamo, dopo, sì, però guardando Melody e ascoltando Melody, conoscendo Melody, ho capito tutto. Ho capito tutto. Quando ti domando amore, perché non viviamo insieme, rispondi quel che ti conviene. Domani, domani, ma quando arriva sto domani? Questa sera avrebbe voluto essere qui anche un carissimo amico di famiglia che ha scritto tante cose con mio papà, che è Cristiano Malgioglio.
non è potuto essere presente, però mi ha mandato una lettera. Cara Melody, grazie di aver organizzato questa bella serata per Corrado. Una serata che non è una commemorazione, ma una festa, per ricordare un musicista geniale che tutti noi amiamo e chiameremo sempre, tuo padre. L'ora in cui vai così distante. Grazie a voi. E chiudiamo con Cilavegna, un'intera comunità in festa per Don Mario Tarantola, sacerdote da 50 anni, pensate, e da 47 parroco del paese. Grande per me e per la mia comunità, per me perché ricordo i 50 anni del mio sacerdozio, i 47 anni che sono qui a Cilavegna e i 40 che sono parroco di Cilavegna. Ecco, la mia comunità fa un po' di festa, come è giusto che sia, perché non dico sia un dovere, però, o meglio, forse è un dovere di cuore. Che mi fa pensare e vi invito a pensare con me. 24.000, un numero piuttosto per difetto che per eccesso, sono le messe che in questi 50 anni io ho celebrato con voi e per voi. Stati anni di grande intensità pastorale, di grande felicità. È giusto che io ricordi pubblicamente insieme alla mia gente questo sentimento insieme, ecco, domandi perdono al Signore dei miei peccati, dei miei errori e insieme ringrazio il Signore per quanto in questi anni il Signore e la mia gente mi hanno dato. Qui c'è il cuore delle nostre suore. Oltre che dei nostri bambini, c'è il cuore delle nostre suore. Grazie, prego, così vale vedere anche loro, eh? Perché ma non basta che la leggo io. Grazie, Giorgio. Grazie, Tommaso, che il Signore vi benedica tanto. Ma che meraviglia! Ma bello! Beh, mi avete riempito di doni, ancora! E poi ci sono i giovani che ti hanno portato. Oh, yes, Corinne, Gianmaria, Katia, non dimenticatevi. La messa è finita, andate in pace. Grazie, vogliatevi sempre bene, Dio ve ne voglio. Come Maria ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità.
È davvero un momento emozionante per la comunità di Cilavegna. Noi ci fermiamo per 2 minuti.